Ich möchte nur ganz kurz sagen, gratuliere zu diesem Text einfach, weil diese Sprache ist wirklich sehr schön. Und als Österreicherin möchte ich auch hinzufügen, dass ich es ganz witzig finde, dass dein Kontinent Australia heißt, weil jeder Österreicher wird wissen, überall wo wir im Ausland sind, werden wir mit Australien verwechselt. Und, you come from Austria, Kangaroos, ne? Und das ist sehr schwierig. Ja. Ganz kurz, also das No Kangaroos und Auswehrproblem habe ich, glaube ich, in diesem Roman verhoben. Danke. Cristina Casapiccola, lei stessa scrittrice, ha fatto i complimenti per la lingua molto curata di Alexander Keppel, quindi potremmo dire lei parla molto bene e scrive molto bene in tedesco, pur essendo tedesco. Tra due giorni voleremo nel secondo continente, sotto la guida della professoressa Rehberger. Rehberger, la guida della nostra missione, era una donna straordinaria. Veniva dalla Kaunertal, in Tirolo, e aveva già superato i 50 anni. La sua natura era tanto pragmatica quanto distratta. Con la testa appollaiata sul corpo snello, sempre leggermente inclinata in avanti, ricordava a volte un grande uccello intelligente. Durante una conversazione i suoi pensieri sembravano sempre volare sopra di essa. I suoi capelli castano caramello, occasionalmente intrecciati con l'argento, li portava sempre un po' con un po' di pomata all'indietro. Per 17 anni aveva vissuto e fatto ricerca laggiù. All'inizio della sua carriera, il sospetto arioso e un po' improvvisato portò molti colleghi a sottovalutarla. Come professoressa di storia dell'arte e di etnologia, era una delle principali, se non la principale, esperta in Europa di aborigeni, le popolazioni indigene del secondo continente. Lei stessa parlava molte delle loro innumerevoli lingue. Sono stato suo assistente all'Università di Vienna. In due giorni siamo già a Neu-Pressburg, la nuova Bratislava. Questa enorme metropoli portuale e commerciale nel Golfo di Lorena ha più di 5 milioni di abitanti ed è anche la capitale del continente della Corona, la nostra metà dell'impero nell'Oceano Pacifico. Dopodomani incontreremo i rappresentanti del Ministero della Marina, dell'Ufficio d'Oltremare e dei due governatori australiani che attualmente si trovano qui a Trieste. Oggi e domani, tuttavia, avevo ancora del tempo libero. Continuai a camminare lungo la tortuosa via San Michele. In alcuni punti il marciapiede non era largo nemmeno mezzo metro. Mi sentivo come se fossi spinto verso il mare per tutto il tempo. Mi sembrava di essere spinto verso il mare da mani impazienti, come se mi dicessero di non perdere tempo con le deviazioni locali, come se questa città volesse dirmi sbrigati, sono la porta del mondo, ma solo la porta. Sulla destra ho superato una piazzetta occupata da un gruppo di gatti. Erano sparsi sul marciapiede caldo come se fossero 10 volte più grandi. Sembrava che non fossero sdraiati davanti una macelleria di una città portuale austriaca sul Mediterraneo settentrionale, ma nella bruciante savana dell'Africa. Come se, dopo essersi saziati, avessero lasciato la carne rosicchiata che rimaneva del loro gnu o della loro zebra perché le orrende iene e gli avvoltoi dalla testa pelata ne facessero l'uso finale. Sembrava che non si rendessero conto che stavano solo masticando le loro miniature. Proseguì fino a Valentinsplatz. Anche qui l'aria sul marciapiede brillava già di calore. A quell'ora si vedevano solo poche persone per strada. In un piccolo bar all'ombra ho bevuto una Seitelschleppe per rinfrescarmi. Avevo ancora voglia di mangiare, ma lo speck rotolava sudato sugli involtini nella vetrina e quindi per ora ho lasciato perdere. Nello stretto labirinto di vicoli della città bassa mi lasciai cadere a volte a sinistra, a volte a destra. Qui l'odore del pane fresco di una panetteria aperta, là una sommessa imprecazione. Cazzo. Da una finestra aperta del mezzanino, le ultime battute dell'ottava sinfonia di Schubert risuonavano da un vecchio grammofono. Un corpulento rabbino, con un soffietto sul naso e un imponente Strahler in testa, mi attraversò la strada e salutò una giovane coppia di ebrei
che gli veniva incontro da un vicolo laterale. Scambiarono qualche parola. Il rabbino disse: «Ah, camminare!» Lo pronunciò in gola con vocali brillanti. «Ah, spazieren!» Questa era la magia del viaggiare da soli. Tutte le impressioni pesavano il doppio, ruotavano, si espandevano, crescevano e si insinuavano nella coscienza senza essere immediatamente divise e quindi sempre mutilate. Ora mi trovavo in via Bellini, nel bel mezzo del quartiere teresiano. Alla mia destra c'era il Canal Grande con i suoi tre ponti girevoli. Seguii la striscia d'acqua verde opaca, punteggiata su entrambi i lati da barche colorate, fino a prima del Palazzo Carciotti, dove la scintillante acqua salmastra si perdeva nel mare. Dopo ore di vagabondaggio nelle polverose calli, la vastità e l'azzurro limpido del mare, che ora si apriva davanti a me, erano come un sollievo. Il vento caldo di terra soffiava sul mio viso e lasciava una pellicola di acqua e sale sulla pelle. Rimasi per un po' sulla riva e guardai per minuti il trambusto del vecchio porto, il continuo andirivieni di navi, merci, persone e speranze. A un certo punto ho formato una piccola cornice con le mani e ho scelto una parte in cui non si vedeva altro che il cielo e la superficie del mare. Era un'immagine dell'eternità che poteva esistere così dall'inizio dei tempi. Gigantesche lucertole acquatiche, estinte da milioni di anni, potevano ora apparirvi, allungando i loro colli lunghi un metro verso il cielo con urla strazianti, per poi scomparire di nuovo negli abissi subito dopo. Galee romane o fenice potrebbero navigarvi, o aerei lievitanti di un tempo futuro. Ma quando mi voltai, vidi gli ospiti del pomeriggio seduti sotto le tende rosse e bianche del Caffè Stella Polare. Vidi i magnifici palazzi Genelle Carciotti e le numerose navi mercantili più piccole adagiate nel canale. Vidi alcuni marinai levantini che si lanciavano sui loro tappeti da preghiera colorati verso la Mecca. Vidi la chiesa di Sant'Antonio alla fine del canale, i cui gradini sembravano uscire dall'acqua. Vidi le sue colonne ioniche arricciarsi e allungarsi grottescamente nel riflesso. Attraversai la strada del lungomare e resistetti alla tentazione di seguire un ampio molo che sporgeva dal porto. Con le sue lanterne in ghisa sembrava un viale costruito in mezzo all'acqua e dalla cui estremità stava partendo un transatlantico austroamericano. Invece ho continuato a percorrere il lungomare e ho camminato un po' più a ovest, verso il sole che sanguinava dolcemente. Allora vedo qui una Val Ventingsplatz. Sì, volevo dire, chissà se, cioè Volltreffer, no? Perché chissà se l'autore sapeva anche che praticamente ogni triestino ha un parente in Australia, in quanto dopo il 54 abbiamo circa 20.000 triestini che sono scappati, insomma, hanno cercato migliore fortuna in Australia, quindi noi triestini siamo, io ho due zie in Australia, quattro cugini, quindi voglio dire siamo particolarmente legati con l'Australia E ci riconosciamo particolarmente. Il libro è proprio per noi. Das Buch ist ein Volltreffer, weil viele Triestiner einfach Verwandte auch in Australien haben. Cousins, Cousinen, die im Jahr, wann war das, 55 nach Australien gegangen sind. Komplimenti. Volevo chiedere se come mai Ventingsplatz, come mai si crea un nome nuovo per rispetto a tutti i nomi antichi e originali delle strade di Trieste. Wie kommst du dazu, dass du ausgerechnet einen Ventingsplatz erfunden hast, den es ja real nicht gibt, wo es eigentlich sehr viele andere Plätze auch geben würde, die du nehmen hättest können. Warum gerade Ventingsplatz?
Danke, Alessandro, dass mich diese Frage noch weiter verfolgt. Also in diesem Buch ist ja eine ganze Menge, wie soll ich sagen, sehr frei erfunden. Also ein Kronkontinent Australia. Und ihr fragt mich jetzt nach diesem Valentinsplatz. Also ich möchte diesen Valentinsplatz eigentlich nie wieder hören. Vielleicht war es Valentinstag, wo du das Kapitel geschrieben hast? Es ist ein Platz, den ich auch sehr gut kenne. Allerdings existiert dieser Platz nicht im echten Triest. Aber es geht ja auch nicht ums echte Triest, sondern um einen, ja, vielleicht eher also eine fiktive Variante der Stadt, wo vielleicht dann auch mal ein Valentinsplatz einfach so passiert. Mit 2 Millionen Einwohnern. Natürlich, das sind ja, also darüber können wir auch sprechen. Aber der Valentinsplatz scheint es euch angetan zu haben. Questo Valentinplatz è una domanda che mi ha già posto Alessandro Sgambati. E credo che questa domanda mi perseguiterà ancora per un po'. Evidentemente vi ha molto colpito. Ho inventato un intero nuovo continente. E voi vi focalizzate su questa Valentinsplatz. Preferirei non sentire più questa domanda.